Sì, Succede, c'è. trovato. Buonasera, ragazzuoli. Quindi la testa? Ah. Eccoci qua. Siamo un po'. Tolto l'audio, bravo. Siamo informissimo, Siamo raga. in formissima, siamo ovviamente in fondo all'anno. Mi stavo chiedendo perché abbiamo deciso di fare questa puntata questa sera. No, ma Sembrava una bella idea. è una puntata di 5 minuti dove facciamo gli auguri a tutti, nominiamo tutti quanti uno per uno, gli facciamo gli No, auguri. perché se no io ci dimentico qualcuno di disastro, No, visto. quelli che ti rispondono in chat. Ah, Noi nominiamo ok. quelli che. E fine, poi dopo ciao, grazie a tutti quanti. Come No audio, no audio. no? Ma qua il pitch funziona. E poi ho sentito prima che si sentiva la Ah, voce. ok, perfetto, Quindi no ottimo. audio, accendi l'audio tu. Tommy Brick, Tommy, Samuele, santo di Dio, cos'è no audio? Fagli scherzi, dai. Ciao Papo, ciao ragazzuoli, ciao Matteo, ciao Moma, ciao Luca, ciao Simone, ciao Tutmosic, ciao miche carissimi. Auguri ragazzi. Andrex, augurone a tutti ragazzuoli, dopo li faremo più e più volte, ma direi che, visto che è un po' che non ci vediamo, un paio di settimane, per impegni ovviamente di carattere natalizio, Di carattere starossiano. di carattere starursiano, esatto, No, perché cosa è successo niente, quest'anno? niente. Non mi sembra di ricordare nulla. Nessun film è uscito. E ovviamente io non ho lanciato questo, invece sì che l'ho lanciato, santo di Dio! Cosa hai Questo. lanciato? No, niente, eccolo qua. Non avevo legato il browser, invece il browser si aggancia subito. Per cui direi, ragazzuoli, di partire in bombissima con quello che ci siamo lasciati un po' alle spalle. E forma, si possono comprare forma? Io Allora, ecco, direi di voglio partire. forma, voglio squalo, io devo avere squalo Ecco, subito. squalo è l'unica cosa che non puoi avere. Perché? Allora, cosa succede con Forma? Forma era partito 2 anni, un anno fa, settembre 2018, come crowdfunding su Indiegogo ed era acquistabile solo da UK e USA. Come al Grazie, solito. come al Vabbè, grazie, solito. Lego, come al solito. Io provo lo squalo, il resto Stai non è che mi calmo, interessa stai molto. sereno. No, invece non puoi avere. Brickling Ah, Brickling costa un sì. botto. Buono, anche tantissimo, Squalo, però. squalo, squalo. C'erano 4 set, se ricordo bene. L'81.000, che era la base, che è sta carpa koi. Sì? L'81.001, che era la pelle di squalo. Lo 02 splash koi. E lo 03 ink koi, che erano altre due carpe. Una tutta floreale, mi sembra, e l'altra l'ink koi, non me la ricordo. Adesso andiamo a cercare. E cosa è successo? È successo che questa settimana sono arrivati sullo store Lego Shop inglese. Tra l'altro mi conferma, porca, poi ho dimenticato chi me lo conferma, santo di Dio, ve lo dico al volo, mi conferma che lo possiamo comprare anche noi dallo store inglese. Quindi non c'è il problema della Però lo squalo c'è solo perché ci sono i set base. Non hanno messo in vendita gli altri tre set dove c'è la pelle dello squalo. Il set base è solo quello che vedi adesso, la carpa koi, fine. Devo ringraziare. Fabrizio Gasparini, mitico, Per cui se io voglio FDL. comprare lo squalo, cosa devo fare? Vado su Bricklink, Bricklink. forma shark. No, usi il No. codice 81001. Perché comunque ogni pesce ha un codice Sì, diverso. ogni pelle ha un codice diverso. Adesso ci guardiamo subito. Però di base è lo stesso identico set, immagino. Sì, è esattamente lo stesso. Dicevo che sono entrati in vendita su Lego Shop inglese e questo set qui perché, Passo verso l'altra spalliera. esatto, cioè, cotto come un ceci, ma siamo cotti un po' tutti, perché Lego Forma è stato ufficialmente chiuso come progetto. Quindi sta cosa qua del crowdfunding, del pesciolino che sembrava dovesse arrivare a livello globale, invece ciao a tutti quanti. Non vuol dire che non ne faranno un simile in futuro, però questo qui, in questa precisa forma, fine, game over. Allora, questo è il base, vediamo quanto viene su Bricklink. 172 botte, puttana. Secondo me adesso lievitano di brutto, perché adesso diventa da collezione questo, perché su Lego Ma era già Shop. da collezione. Shark, 50, 50, 50. Sì, 52 euro. Brickling? Fuzz. Brickling, subito.
Ecco, la Splash Koi è quella verde un po' tutta fighettina e la Ink Koi. Allora, andiamo a vederle tutte assieme. Minchia, non me l'aspettavo, però 170 bob la versione base che con 46 sterline te la compri. Cazzo, la compro. Basta, ho deciso, la compro stasera, la compro. Fine, chiuso. Lo squalo. Prendere se puoi prendere due. Lo squalo parte da 52 euro su Hong Kong. E 52 euro anche United Kingdom. La carpa Splash, quella tutta colorata, va, parte sempre da 54 euro rotti, USA, Australia. Ah, questa la prendi solo da fuori, molto male. E la Ink Koi, che è questa cosa qui tutta disegnata, figo, parte da 40 Adesso euro. perché non mi prende pure la password? Va. Rovirani. No, nel senso, io ho una password lunga e questo non me lo prende. Beh. Classico. Per cui niente, se li stanno svuotando probabilmente le scorte di magazzino e quindi tanti saluti al progettino Forma. Ma questo me lo spieghi, Bissi? Ho comprato la settimana scorsa. Sì. Sistemazione computer in diretta. Andiamo a vedere un po' cosa Ah ci no, me l'ha dice la preso, chattona. me l'ha preso. Pazzesco. Dai, che Allora, c'è una quindi poltrona sì. per due, giusto, giusto. Fra un po' c'è una poltrona per due. Buonasera, buon Natale. Forma Forma. 4 set, belli belli. Ciao Damiano, ciao Damiano. Sì, forma sono. In realtà è un progetto Attenzione, qui parla interessante. di shark skin. Non è che se poi prendo shark skin ma arrivano solo le skin. Sì. L'810123, Shark, Splash e Ink sono solamente le skin. Cioè, quando sono le Le lamelline da mettere pelle sopra. e Quindi basta. 52 euro le Ci pelli. è arrivato. Non mi sembrava strano che l'avesse preso così bene. Ci è arrivato. Sì, il base è quello che vendono adesso sulle WeShop UK, dove c'è la carpa koi normale. Le altre sono solo le pelli da attaccare sopra. Esatto. Bel progetto di merda questo, bravi, proprio fenomeni a livelli stratosferici. Allora, vediamo com'era all'inizio. Il set era da 294 pezzi, una sola skin, 28 centimetri, bla bla Madonna, a me bla. Ecco, quando sento queste cose mi viene un imbarazzo per loro che per moi. qual è la differenza? La differenza è che all'inizio il set era da 45 dollari e 15 dollari il settino di ogni skin. Adesso costa 50 euro ogni skin. Perché? Perché è diventato ovviamente introvabile, perché lo stanno Perché invece chiudendo. prima era trovabilissimo. Ma in realtà prima per UK e USA era trovabile perché lo potevano prendere, era introvabile per noi, per loro era normale, Che adesso è imbarazzo, introvabile per ragazzi. tutti. Che Per imbarazzante che sono. Quando fa cui, queste che cose qui mi sono proprio imbarazzante. te devo dire? Vai a fare imbarazzante, E scusa. quindi vedremo un po' come va a finire, cosa ne tireranno fuori. E sul sito invece, sul Lego Shop UK? Sul Lego Shop UK, andiamo a vederlo subito. Ma era 46 sterline, mi sembra. Chissà se c'è ancora. Spedizione. Ecco, allora, mi diceva. Porca boia, stasera la memoria non ce la posso fare. Mi diceva Fabrizio Gasparini che è riuscito a ordinarlo utilizzando come metodo di pagamento PayPal. Io avevo ipotizzato, ma perché succede in altri siti in realtà, che bloccassero il pagamento con la carta di credito diretta, perché c'è la possibilità di filtrare le carte di credito in base a dove sono state messe. Le nostre sono emesse in Italia, tu vai a pagare un sito inglese e ovviamente il sito può bloccarti il pagamento perché dici che la tua carta non è emessa nel paese di residenza. Comunque forma non c'è. Aspetta, Devi cercare 81.0.0. Lego eh. forma. Lego forma è ancora available. 81. 0.0.0. Però se vai a cercare nei temi non c'è, giustamente. No, ma che temi, te devi cercare il codice. Adesso proviamo a fare l'acquisto in diretta, che ce ne fotta a noi? Fai tu, faccio io, perché dato che ci siamo, facciamolo in due, così. Cioè. Esatto. No, giusto, giusto. Se lo stai facendo tu, ti lascio andare avanti. Fai te. Faccio io. Poi Ok. satisfai di andare. Limite 3. Io farei anche 3 così quasi. Vado? Tre? Vai, vai. E chi ce ne ingula a noi? Dicevo che Fabrizio mi ha confermato che utilizzando PayPal ha funzionato. Quello di cui non sono tanto sicuro è la spedizione. Infatti, la sto facendo con voi e vediamo un po' cosa succede. Mi danno pure la Gingerbread House, figo. E vediamo che accade. Il mio account è loggato. Pay with PayPal. 3 set. Adesso qua dovrei oscurare tutti i dati perché non si può, non posso farveli vedere. Oddio, il codice.
Ah, perché te li stai facendo vedere? Eh sì, lo stanno vedendo, Non per faglielo cui no, vedere. adesso infatti mi metto di nuovo in Logitech. Vediamo un po'. Bella sta cosa di provare in diretta a fare l'acquistone. Cazzo, però 42 sterline, il set base 45 sterline, la pellicina da squalo, zio cane, maledetti. Allora, dovete pagare con PayPal. Esci sto castello, Roby, stanno chiedendo. Non ce l'ho qui. Allora, trick, track, 128, la spedizione, la faccio arrivare qua. Ne sto comprando tre, Roby, confermi? Io te lo prendo, l'altro vedi tu, se vuoi comprare tre, Ok, no, non è pensavo. per me. Ah, pensavo ne avessi te, No, no, allora tanto che perché. limiti tre, prendine Oh, tre. va a cagare, va. Cioè. Ah, signore. Perché devo spendere di più a prendere la Todi pelle di squalo. Dio. Ah. Pay with PayPal, dai. Ce la possiamo fare. Con calma, ragazzuoli, ce la facciamo. Però vi sto confermando che con PayPal sembra che funzioni. Se non mi bloccano dopo, faccio così, faccio continua, faccio modifica. Allora, continua. Common error add PayPal Express Payment. Aia. Ottimo. E qua abbiamo il primo errorino. Ci riproviamo. Magari perché gli avevo chiuso il pagamento di PayPal prima, così a tradimento. Che cazzo vuol dire PayPal on site e PayPal? Bricklink? Sì. Bricklink, PayPal on site. Questa è una lezione anche per voi, ragazzuoli. Vuol dire che paghi direttamente sul sito Bricklink, collegandoti a PayPal, paghi e torni già sul sito Bricklink. Meglio. Quindi chiudi tutto, fai tutto subito. Bomba. Invece il pagamento con PayPal devi andare su te su PayPal, metterci il numero dell'ordine, bla bla bla, eccetera, eccetera. Royal Mail. Non sta funzionando però, la cosa non mi piace. Aspetta, non lo sto a comprare una pelle di una cosa che non arriverà mai. Avete Allora. visto come fare il Natale? Come farsi gli autoregali Gli improvvisati? autoregali improvvisati al volo. Ci riproviamo. Vediamo se mi dice qualcosa qualcuno. Dovete pagare con PayPal. Allora, no, fermi, calma e sangue freddo. Lo vuoi Damiano? Te lo prendo perché a sto punto, Ma dice sì. Damiano, uno in più lo prendo. Dovete pagare con PayPal, è quello che stavo provando a fare, ma mi dà errore in fondo. Però ho il sospetto che mi dia errore perché gli ho chiuso brutalmente io la pagina mentre ero quasi in fondo al pagamento e quindi magari se l'ha un po' presa, ecco. Per cui Damiano, se me lo confermi, te ne prendo uno anche per te, Tutmosic, anche a me dà lo stesso errore PayPal. Ho il vago sospetto che abbiano capito che c'è gente che lo sta comprando fuori dall'estero utilizzando PayPal, perché questo è inglese, quindi loro dovrebbero spedirtelo a casa, in Italia. E se in Inghilterra c'è qualcosa che tocca. È disponibile solo in Inghilterra? Beh, Sì, esattamente. al massimo ti annullano poi il pagamento e non te lo mandano. No, ma magari vedendo l'indirizzo di spedizione, infatti, secondo me l'indirizzo di spedizione quando vedono che è in Italia, che l'indirizzo che gli passa PayPal a loro è Italia, braccione. Vabbè, in altri momenti ci proverò, vediamo un po' cosa viene fuori. Salta, Io ora salto. per adesso salta. Comunque, proseguiamo, ragazzuoli. Forma, chi te l'incula e chi se ne frega. Poi, vabbè, un'occhiata veloce a questo Baby Yoda che è uscito la settimana scorsa e che purtroppo in realtà ad oggi è infattibile perché è un rendering fatto a computer e ci sono dei pezzi che non collimano con i colori, per cui ad Simone, oggi ma non è tu cosa ne fattibile. pensi di questa Dimmi, nuova Roberto, tendenza che non mi piace? i Io soldi sto cosa vedendo stai contando? un botto Botto, di un progetti botto. che sono tutti Più digitali. digitali. Secondo me si sta un po' perdendo è Il molto complicato, me ne rendo conto, è una facilitazione, la comprendo e anzi, un po' logico perché mi piacerebbe anche metterci le mani a me, però ci vuole Madre, veramente un botto di tempo. Ma il fammi capire una cosa, quando tu costruisci questo Baby Yoda in digitale, sì. Sì? in maniera virtuale, non fisica, No, in automatico alle istruzioni? No. no, no. Allora, funziona così. Questi 99 su 100 sono fatti con Studio. Studio io. Studio. Dove le istruzioni non te le fa studio, ovvero
gli step te li devi creare tu uno per uno. Io sto diventando deficiente con la Nostromo da 9000 e passa pezzi. Cioè, gli step li ho già fatti tutti, adesso li devi incasellare bene, ma te li devi far tu. Cioè, pezzettino, in questo step ci metto questi quattro pezzi, tac Ma tac Nostromo tac, quanti pezzi ha? 9000. Allora, per fortuna lì c'era il tipo che mi ha fatto le foto istruzioni e quindi mettendomele al contrario, quindi partendo dall'ultima fino alla prima, l'ho smontata, perché mi ha dato anche il progetto ed è definito, e lì andavo a smontare, che è più facile. Ma partire da zero e creare qualcosa, normalmente come funziona? Mi immagino io. La gente fa il progetto step 1, cioè senza sbattersi a dividere gli step. Prima mi costruisco il progetto e vedo come funziona. Poi vado a smontarlo e i pezzi fuori li metto nell'ultimo step, quelli che manchi, che rimangono li metto nel penultimo e via dicendo finché non arrivi ad avere il cuore centrale della costruzione, che è il primo step. Dopo devi ripassarteli tutti per vedere che quello che hai fatto, che hai smontato, funzioni. Perché a volte potresti aver tolto un pezzo che non riesci a metterglielo in quel momento lì. Quindi studio non fa le istruzioni, te le fa se tu prima te le sei creati, se hai creato i singoli step fatti a modino. Minchia. E quindi quello è. E qui ti ricordi che pezzi ci sono che non esistono? Secondo me il sand green, in realtà non l'ho detto io, ma me lo hanno detto, lo leggevo in altri forum che non era fattibile, per cui mi fido di quello che ho letto. E secondo me, se ricordo bene, il sand green ci sono dei pezzi che non ci sono di quel colore lì, tipo anche la bocca, la parte sopra del labbro sopra, che è il cono Sì. tondo di sand green, non credo che ci sia, a ricordo. Sì, poi me lo porti a Brick Comics, ok. Purtroppo non puoi inserire un indirizzo al di fuori dell'Inghilterra. Buonasera, giovani. La vigilia con Bissi e Robby, siete in TV con tutta la famiglia. Grande Grande Massimo! Massimo! È da un po' che fanno solo rendering, esatto. Ma le istruzioni del Razer Crest dove si trovano? Ti rispondo anche a te, Andrex. Allora, dicevamo, questo 99 su 100 lo fanno con Studio perché Studio nelle ultime versioni ha messo su un motore di rendering molto figo. Ci mette un po', ci mette un bel po' per fare un rendering figo, ma un bel po' vuol Spaventoso. dire, cioè, in base ai pezzi, però anche un'oretta, un'oretta e mezza per una roba bella sostenuta. Però viene fuori questo che sembra Lego a tutti gli effetti. Sì, in effetti. È più facile perché non mi devo costruire la cosa, non mi devo costruire Perché l'oggetto, risparmi un botto di risparmi un soldi po' di e soldi. poi sai esattamente tutto. Esatto, in questo caso qui. Però, scusami, ma perché non. Perché ti puoi colorare il pezzo? Questo Perché no, questo non ci deve stare, se no. allora in realtà È frustrante, no? ci sono due soluzioni, cioè una è quella che adottava LDD versione base, non versione estesa, dove tu potevi scegliere i pezzi e quando cliccavi sul pezzo ti dava solo i colori che esistevano per quel pezzo, non potevi andare fuori. Versione estesa invece potevi colorare tutto a cazzo. E Studio fa una cosa simile, cioè ti dà un punto esclamativo sul pezzo colorato e ti dice quel pezzo di quel colore non esiste. Poi se te nel progetto lo vuoi tenere di quel colore, cazzi tuoi. Però se poi vuoi andare alla fine Capito. in un rendering o comunque fare delle istruzioni da vendere, stai attento che prima devi togliere tutti i punti esclamativi dai pezzi, perché cosa succede? Che magari alcuni pezzi, ne ho visto uno prima qui, il classico pin, lo faccio vedere, il classico pin technique. Ne esistono boh, 4-5 versioni come codice, che alla vista sembrano tutti uguali più o meno, hanno veramente co piccole cose estetiche diverse, ma di colori non sono gli stessi. Cioè, questo pezzo qui, con questo codice qui, esiste nero e tan magari. Un pezzo simile, con codice diverso, esiste anche in blu. Quindi te hai preso questo qui, lo hai colorato di blu, ti dà l'errore, quindi devi solo andare a cambiare il codice del Chiaro, pezzo per averlo blu. chiaro. Altri non esistono proprio, quindi te lo devi andare a mettere a posto. Loro ti danno la libertà di metterci il colore che ti pare, perché comunque non è detto che tu studio lo usi solo per farci istruzioni vere, puoi fare anche quel cazzo che ti Certo, pare. chiaro. Però poi c'è il problema che se uno vuole rifarselo, di quel colore lì non se lo può fare. L'altro strumento che utilizzano, visto che ormai siamo nell'ambito degli strumenti utilizzati a livello di software, è MechaBrick, che è un sito internet, quindi funziona tutto da browser e fa la stessa roba di studio. Adesso ve lo faccio anche vedere. E sta uscendo molto bene, sta andando forte, perché lui cosa fa?
è tutto gratis, però se tu vuoi fare un rendering molto figo ai livelli di studio, forse anche meglio di studio, devi pagare un tot a rendering, però è tanta roba. L'unico problema qui è che, da quello che ho visto io, è che l'utilizzo, la movimentazione di pezzi non è proprio eccelsa, cioè non è proprio così user friendly. E lo snap mi sembra che ci sia, però è comunque un po' farraginoso ed è su browser, che vuol dire che appena lo accendi, metà della RAM è già andata. E fine. E non hai ancora messo un pezzo. Se iniziavo a fare la Nostromo da 9.000 pezzi qui sopra, ciaone. No, Era impensabile. E però anche questo qui a livello di rendering spinge parecchio. Per cui la mia idea è che ultimamente, come dicevi tu, poi lo fanno in rendering perché viene comunque molto bene e costa zero, totalmente zero. Per sì, giusto, ha senso. cui tanta roba. Poi, proseguendo con le notizie, c'è questa bomba galattica della trattativa di Zelego Group con Universal Pictures per altri quattro film fatti con la Universal, dove loro hanno già dichiarato che Lego ha prodotto Jurassic World, roba della Universal anche. L'avevo visto Sì, fanno associato. i loro film, però quelli da a un video. Esatto. Hanno fatto Jurassic World, hanno fatto tutti quelli della DC, ne hanno fatto un sacco. Ecco, per cui l'andazzo sarebbe quello, il produttore esecutivo sarebbe lo stesso degli altri film. Però parliamo di Lego Movie 3, quella roba lì. Sì, in realtà nessuno ha ancora commentato la notizia, né Lego né Universal hanno commentato la notizia di Variety, per cui sono solo rumors per adesso, però sì. Qualcosa mi dice che Oh, arriveranno chissà Lego come Friends. mai. Ci sta, eh. Ci sta In realtà, assolutamente. mi sbaglio, ho visto un po' un calo, o perché... I Friends? Sì, no, non ne vedo più così tanti. Ho visto Ma che stanno puntando di più su un Hidden Side. Inside, quello sì, quello stanno puntando veramente tanto su Inside. Friends forse è partito per fatti suoi, sta andando senza tanti problemi. Poi a Legoland hanno iniziato a montare, scusatemi, a Legoland Water Park Garden hanno iniziato a montare il Miniland, quella la classica Miniland che c'è un po' ovunque. C'è il video del timelapse di costruzione della campanile di San Marco della Basilica, molto figo. E ci saranno tutti i monumenti italiani, quindi. Esatto, Tipo una sorta di tale miniatura fatta Lego. esatto. Mi aspetto una cosa del genere. E poi, visto che comunque anzi, visto che siamo sempre in tema Italia in miniatura, l'ultima bomba veramente grossa di Rocco che ho conosciuto appunto a Firenze è questa cazzo di Roma. È impressionante. Questa è una roba che non ha Questa è. alcun senso. Non ha, è fuori di testa. Veramente una roba. Anche questa è tutta CGI. No, ma cosa sei fuori? Ormai non ci capisco più una No, Madonna. no, È vera questa? sei fuori, questa è quella vera. Porco due. Rocco CGI zero totale. Rocco non ci mette proprio nulla. Questa è all true. Incredibile, incredibile, questa è una Questa roba che non ha alcun senso. è proprio commissione. Micro, Commissionata, microscale. microscale, questa gliel'hanno commissionata e quello che a me fa impressione è che adesso dalle foto magari non si capisce bene, ma Rocco è un ragazzino che è Nathan, cioè è un robino magrolino e cioè pensare di riuscire a fare una roba del genere un ragazzetto, perché è veramente un adolescente, beh, è una cosa che mi sbarella tra l'altro con una precisione, con un dettaglio È incredibile, che è una roba sono fuori di fuori di testa. testa. Però in realtà l'occhio e la testa lui ce li ha perché quando eravamo a Firenze, lui il sabato ha fatto un giro a Firenze proprio, e domenica era lì, allora facevamo due o tre chiacchiere, tira fuori il cellulare e ci fa vedere le foto che ha fatto a Firenze, dove ha fatto le foto a dei portoni tutti intarsiati di legno, dove ha preso con la macchina fotografica, ha fatto ogni minimo dettaglio e gli ha fatto una foto. Di questo qui mi immagino che sia uno che quando va in sti posti fa 40.000 foto alle cose più dettagliate possibili, quindi non le panoramiche classiche, ma proprio a cercare il pezzettino di dettaglio per poi riportarlo qua. E questo è sbarellante. L'anno scorso ha fatto l'anno alla Lego House assieme a Norton, quindi è già stato ovviamente omaggiato
della, Sì, questa è dell'anno di al una Big House. bellezza. Guarda lì che Questo lavoro, guarda lì che cacchio di idee, guarda lì che roba. Circo Massimo, guarda lì, Pottana Boy, è bellissimo. Colosseo è una cosa. Ma guarda anche gli alberi che sono normali, plate, round Sì, plate, play, round play 2x2, 2x2, ma che sembrano dei pini. però Sembra dei pini in casserole, miniatura. incredibile, bravo, bravo, geniale. Sì, Rocco Incredibile, veramente. è over. Tra l'altro lui molto sicuro, molto tranquillo, quando gli ho chiesto, ma se Lego ti offrisse lavoro, fa no, io faccio il freelance, io continuo a fare il freelance, mi va bene fare il freelance. Che ha capito che secondo me se lo mettono in Lego, sta roba qui non gliela fanno più fare. No, E quindi ha certo. detto, sai cosa c'è? Io mi diverto a fare sta roba, mi pagano? To culo. Bravo, bravo Rocco. Stratosferico. Stima totale. Ma guarda che roba. Cioè. E andrà in una mostra permanente al museo, non mi ricordo come, di San Paolo, do Brasil. Sai quanto è grande? E te lo dico, sono 66.000 pezzi circa, è misura 2,30 m per 137. 1,30 m per 2,30 m. Bellissimo. Veramente figo, bravo Rocco. Over the top. Allora, è meraviglioso quel Baby Yoda. Su Lega Nerd, articolo con link sito Razor. Ok, grazie Damiano. Ho visto l'articolo prima, mi sembra che sia il link, ma non mi sembra che sul rubrico, non lo vedo. Io sono arrivato all'articolo. Foto Razor non rendono, è davvero giga. Grande Simone, Grande Simo. hai qualche foto da farci vedere anche in privato se vuoi, perché non so Ah se no, ma me riescono l'ha mandata prima, la la foto. Io voglio scarico. vedere lui che lo tiene in mano, per capire le Ah, proporzioni. ok. Dai Simo, se mi mandi una foto su WhatsApp, te che lo tieni in mano, ti pubblico in live. Tu che tieni in mano il Razor Crest, Il non Razor altro, Crest. però. Non sarebbe molto carino pubblicare. Allora. Track. Ah, ah, ah. Mamma che sfigata. Trick. Eccolo qua. Questo qui è il Razor Crest di Simone Frigge. Il progetto di Jalon Edwards, e questa qui è la realizzazione di Simone che me l'ha mandata Però poc'anzi. Simo, qua bisogna fargli delle modifiche, perché non è Attenzione, giallo ma è arancione, l'arancione. o mi sbaglio? No, il progetto di Jalon È giallo, è ma giallo. perché è giallo quando è arancione? Ah, ho capito cosa intendevi. Il Il cockpit. cockpit, vedi, c'è solamente le due Sì, barrettine. va risolto subito Allora, quello. Abominius. ma in realtà anche qui nelle foto sembra Sì, hai ragione, giallo. infatti volevo verificare perché ho dei dubbi. Ho dei dubbi. Cioè anche qui, adesso questo mi sembra abbastanza attendibile come disegno, è giallo. Perché lo vestissi? Hai ragione, Ma però. secondo me tu l'hai vista arancione perché in quelle sfumature un po' sfocate, un Sì, po' così, stavo sembra pensando la stessa cosa. arancione, ma. Però guarda quella foto centrale, quella della prima puntata. Sul Questa qui? No, qui non si vede un cazzo. ghiaccio. Atterrata lì. No, Questo qua. Non si vede, tutto nero. no, niente, è lo stesso. Niente. Dai. Non so perché me la ricordavo arancione, ma se ne hanno fatto tutti giallo, motivo ci sarà. Allora, quindi passiamo ufficialmente al discorso istruzioni del Razor Crest. Contattate Jylon direttamente su Flickr. Lo potete contattare. Jalon Edwards. Jalon Edwards, mi stai facendo piedino? Ah, è il tuo piede questo. Robby, intanto mi fa il Zicche. piedino. Mi è venuto un brivido lungo la schiena. Eccola qua. Sul post di Flickr c'è la sua mail. Shoot me an email to wake up Ma la mia all'offer domanda è, Gmail. oltre alle istruzioni, c'è anche la lista pezzi? Certo, Molto bene. certo. Infatti lo scrive, lo dice anche lui, ma è abbastanza comune, normale, PDF and part list. Sono 4.100 pezzi, 30 dollari le istruzioni, 600 dollari circa, comprare tutti e 4.100 pezzi su Bricklink. Quindi se non volete sbattervi a tirare fuori i vostri pezzi, 600 dollari circa, più spedizioni, più N acquisti su Bricklink, vi portate a casa il Razor Crest. Ok. Oh, senti, sono arrivato. Sono steso. C'è una È modifica, in scala minifigure? è in scala minifigure perché, mo ve lo dico, qui si vede il cockpit dove c'è la postazione di guida,
di Mando, e Sì. poi dentro si vede lui che dorme, quindi la sua zona notturna, e ci passa anche la carbonite con Han Solo, comunque chiunque ci sia in carbonite, ma mi sa che c'è solo Han Solo su Lego, per cui in scala minifigure. C'è un'interessante modifica che ve la faccio vedere di Paul, questo qua, Wehmanner, che ha cambiato il cockpit. Perché come vedete qui da questa foto, il cockpit di Jylon non c'è il vetro, ci sono solamente i due pezzi I di montanti. lamiere, i montanti che danno l'idea del vetro chiuso, ma in realtà è completamente aperto, come vedete qua. Invece il buon Paul gli ha messo un vetro. Questo è lo stesso identico progetto di Jylon, infatti l'ha comprato da lui, e poi gli ha messo questo vetro, che bisognerebbe andare a cercare il codice in realtà, però curvo. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio. No, vediamo qua. Eccolo qua. Vedete che gli ha messo il vetro e secondo me personalmente rende un po' di più. Anche perché solamente l'idea del vetro così con i due montanti non mi piace più di tanto. A meno che non ci sia proprio un obbligo perché manca il vetro di quella forma lì, ma quando c'è in realtà secondo me è molto figo vederlo. Proprio bello. Track. Simone, facci vedere la slappa. Adesso secondo me me l'ha fatta vedere perché quando è andata a mangiare, noi abbiamo già mangiato Dunno. Fammi vedere che forse me la mandate. Eccolo qua, grande Simo. Fuori una. Mica che si è fatto lui però con la faccia, eh? L'ha fatto sempre con la mano. Ma dai Simo, fatti una foto te con, di fianco, con la faccia di fianco. Voglio capire la dimensione. Eccolo qua. Per stare, riesci a pubblicarlo? Adesso, la vedi ora, lo tieni su, è grande. Madosca! Allora, in realtà, Figata! tu mi chiedi la dimensione, ma Jylon l'aveva messo in paragone allo Slave One. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere lo Slave One UCS. Ed è più grande dello Slave One. Però adesso mi devi spiegare una roba. Perché voi appassionati di Star Wars, io non lo sono, vi piace sto Razor Crest che non mi dà Ah alcun. no, mi piace perché ormai è la nave iconica del Ah, Mandaloriano. ok, per quello. Perché è un pezzo di latta grigio con due motori laterali, fine, No, non ha nulla no, di no, cioè, in stravagante. confronto all'astronave che ha fatto la Porsche per Star Wars è un cazzo di Capito, capolavoro. è quello No, lì no, il no, no, capolavoro. Ah, è è solo il perché è fascino del la faccia personaggio, dell'icona. è L'icona, ok. sì, è anche figa, perché è molto simile al famosissimo la canoniera della Repubblica, Ah, quella lì. sì, Ricordo ok. vagamente quella, infatti dicono che anche nella serie dicono che è una canoniera che non si è mai vista però in Che realtà. assomiglia tra l'altro anche un po' alla nave di balle spaziali, più o meno. Se la vedi ora? Ah, Con ok. i due motori laterali. Sì, vabbè. No, non ci assomiglia. Vabbè, comunque questa qui è la foto di Simo, lo tieni in mano e con la macchina, con la Batmobile là di dietro. E qui con la minifigure sopra. No, è tanta roba oggettivamente, tanta roba. Gigante, Giga. Simo, fagli la modifica del cockpit che secondo me rende di più. Rende ancora di più. è resistente? Resistente, Simo? Facci sapere. Facci È sapere. solida o si smonta solo a guardarla? Secondo me da come la tieni in mano è abbastanza solida. Sembra, Sembra però sì. abbastanza solida. E quindi ripeto, se lo volete contattare, gli mandate una mail, adesso ve la incollo così nella chat. Se ve la volete pigliare, track, eccola qua. E scrivete a Jylon e vi manda le istruzioni: $30 PayPal e via andare. Personalmente, $30 li reputo una cifra più che onesta per il progetto. Bisognerebbe vedere la qualità del PDF che ha fatto,
però mi aspetto che abbia fatto comunque un qualcosa di leggibile, di fatto bene. chiediamo Simone. È vero, Simo, raccontami il PDF. Sono foto e istruzioni trasformate in PDF, quindi ha fatto la foto per ogni pezzo prima di montarlo e dopo averlo montato, oppure ha fatto proprio un progettino studio LDD? Facci sapere. Per cui, se siete interessati, io ve lo straconsiglio assolutamente. Poi il recupero pezzi lo fate anche in 2-3 anni, non c'è bisogno di comprare tutti i $600, bam, a botta secca. Lo fate in un po' di tempo e via andare. Massimo Agnese si parlava di 600, $600, esatto. 4.000 pezzi. E non avendo la lista su Rebrickable, non posso darvi informazioni perché non saprei nemmeno io. Razorcrest, vediamo un po'. Sì, ci sono due mocchettine minimal, ma niente di che. Proseguendo nelle bombe, abbiamo sicuramente questo elmo di Kylo Ren. Elmo o casco? Ti faccio domanda. Ieri ho Elmo. avuto elmo, infatti ieri avevo Elmo è scritto più casco, elegante. però dopo ho visto che lo chiamavano tutti elmo, ho detto no, aspetta, cambiamo con elmo perché... Sì, Elmo perché ritorna un po' più al al medievale, queste medievale, cose qui. esatto. E che credevamo fosse un rendering, e in realtà non è un rendering questo. Non è un rendering? Eh no, grazie per aver letto i miei messaggi quando ieri ti ho No, scritto sì, è vero, non è un... infatti adesso me lo ricordo. Allora, in realtà l'autore che è Brick by Brick, è uno studio londinese di design, parla nel post su Instagram di 3 mesi di lavoro e più di 5.000 mattoncini Lego. Potrebbero anche essere più di 5.000 mattoncini Lego virtuali, questo non è detto. Però, perché in realtà i passi che ha fatto studio nel rendering sono veramente tanti. Passi in Poi avanti. a me sembra un rendering, Potrebbe anche ma essere un gli rendering. direi che ci scommetto anche i piedi che è un rendering. Potrebbe essere veramente un rendering, Sì, in è un effetti. rendering, dai. Questi riflessi qua potrebbero essere Vero, sono rendering. molto artificiosi. È Però una bomba incredibile. mi viene da dire che comunque farlo anche dal vivo non dovrebbe essere così difficile, visto che hai già il progetto. E mandami sto progetto che te le faccio io le istruzioni. Anche se qui sarebbe veramente la follia pura farle. Però molto bello, molto molto bello. Tra l'altro leggevo oggi, non mi ricordo Io chi lo ha sono completamente a scritto, pezzi. aspetta, non è pesti, Roby, che ha proprio un nome, quella tecnica di riparare gli oggetti, un nome giapponese, quella tecnica di riparare gli oggetti con queste... che è Q qualcosa, Kujo, Kajuji, Jiju, Kajuji, quello Kajiji. che è la tecnica con cui costruiscono i vasi giapponesi con Bravissimo, quella, con con l'oro. l'oro, bravo. È lo stesso, bellissima citazione, tra l'altro. Esatto. Di nulla, Andrex, mail inviata, ottimo, io comunque userei un grigio più scuro. Bisogna vedere se ci sono i pezzi dark grey, PDF fatto davvero bene. E mi riesci a mandare Simo in solo in privato, una o due pagine, così voglio farmi un'idea di quale, di chi è il, di chi, qual è la mia concorrenza. Oppure mandacelo che dopo te lo rimandiamo e poi compriamo anche le istruzioni, non ti preoccupare. Ma mandacelo intero, giusto così per vedere com'è, Ma sì, non ti per preoccupare. Da, meritare. dalla 1 all'ultima pagina, non tutto, la copertina la puoi tenere. In realtà a me me li puoi mandare che veramente non me ne farei una ciolla. Però. Vabbè, mandala a Simone che dopo ci penso io, non per il caso. Grazie Massimo, la tecnica giapponese è il Kintsugi. Comunque mi fa ridere da morire questa cosa che lucriamo per 30 euro e poi ne spendiamo 600. No, quella è la cosa che mi sbarra sempre di più, anche quando con Firas o con Marco De Bono, così vendiamo delle istruzioni, c'è gente che, oh no, ma mi fai lo sconto. Par di euro, sconto de che ne spenderai il triplo per comprarti i pezzi. Sì, incredibile. Cioè, vabbè. Teu, 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 teu. Detto ciò, invece, passiamo alla parte, perché comunque gli argomenti, altri argomenti bomba, allora, argomenti bomba. Vabbè, hanno iniziato a fare le modifiche su Bricklink, hanno iniziato un po' a segare tutta la roba che è custom, stanno togliendo dalla gallery tutti i progetti che non sono dalla gallery di studio, che erano tutti progetti gratuiti o solo dimostrativi, stanno togliendo tutti i progetti che non sono nelle loro linee guida, oppure roba che non è sotto il loro copyright, perché ovviamente adesso Bricklink è roba loro, e se c'è una astronave Ah, pazzo. che... progetto lì da scaricare che non è tipo Gundam ce ne sono dei progetti, ce ne erano dei progetti da scaricare, ma Gundam è Bandai,
non ha licenza, Lego non ha licenza Bandai, finché erano progetti caricati dagli utenti Bricklink, Bricklink probabilmente se ne fotteva la ciolla. Adesso che c'è Lego dietro non vuole problemi, quindi sta spettolando tutto ciò che non è roba loro. Davo una scorsa veloce perché io purtroppo le 2 settimane passate un po' a lavoro, un po' anche a casa, ho avuto una marea da fare, quindi sono anche riuscito a star poco dietro al sito. Volevo vedere, ce n'era una che non mi ricordo, una notizia, credo, forse le abbiamo già dette tutte. Sì, direi che di base le abbiamo già dette Dal 1 gennaio tutte. arriva la nuova wave Lego Delirio. Di DC Comics. Ma un po' tutto, Star Wars, Speed Ah, Champions, arriva ecco, la nuova Speed di Champions, Day One. ti giuro, io quella cazzo di Ferrari, ancora quando la vedo, l'ho vista adesso, cioè, beh, è una cosa... è imbarazzante messa di fianco alle vecchie Speed Champions, è imbarazzante. Sì, non mi spiego perché l'abbiano fatto adesso. Allora, mi è stato detto che il designer che era a Bologna è stato uno dei promotori di questa cosa qui, degli Otto Stud, ed è da tempo che stanno martellando i designer per avere questa cosa qua, e c'era del muro fatto evidentemente dai piani alti, per non si sa quale motivo, però i designer erano Forse tutti perché pronti. qualcuno mi ha detto, però questo è col cazzo che le metti nella City. Forse anche per quel motivo là. Che con i 6 studi nella stradina glieli metti bene, ma comunque sfigurano anche i vecchi, perché i vecchi Sì, sono micognoni. Sai esatto. se facessero le strade? Sai se cominciassero a fare tutto in scala minifig, Ma ciao, è game over totale. vero? Le strade più Game grandi, con le corsie più over. sensate. Anche i Esatto. modulari magari li fai un po' più piccoli, però li fai veramente in scala 1. Vabbè, che più o meno adesso ci siamo, dai, non Sì, è che sì, cambia di mondo. Sarebbe molto figo. sì. Sì, decisamente. E comunque dal 1º di gennaio, quindi fra qualche giorno, arrivano anche le DC Comics Sì? minifig. Beh, Le prenderai? Che certo. Ma mi figuro. domanda del Cioè. cazzo. Quindi se volete vendere una serie intera di No, no, c'ho già il mio minifig. spacciatore, Ah, non vedi, tutto glielo spacciato. dico neanche più, sono arrivate, bam, me le porta lui addirittura, per cui. Ottimo, No, no. ottimo. E bello poi che l'episodio 9 lo... Oh, mitico Checozal 07, grazie per il Sarà following, che mitico cosalone, che Checozalone, Checozal. cos'al. Lo ripara, bello che poi in episodio 9 lo ripara una scimmia, giusto? Bella nota che... Tra l'altro quella scimmia lì, io l'ho come posso dire, potrebbe essere un riferimento doppio. Uno è un omaggio alla prima versione dell'imperatore, che non tutti sanno che la Attenzione, prima e versione qui... dell'imperatore nell'Impero colpisce ancora del 1980 è, se non ricordo male, la parte sotto di una signora anziana, la parte sopra è uno scimpanzé. L'imperatore Sì, che sì, Palpatine. esatto. Non è Ian McDiarmid. Oh E per cui, signore. secondo me, è una citazione un po' quello, però se ci pensi, potrebbe anche essere un po', tra virgolette, la scimmia è un po' il fandom che si è incazzato, che aggiusta l'elmo che riguarda gli altri due, lo aggiusta facendolo diventare oro. Santo di Dio. Vabbè, poi sai. Che robe assurde che mi stai dicendo. Sì, se guardi la foto del vecchio imperatore, era una donna con gli occhi di uno scimpanzé montati sopra. Bravo. Ma quello che ha quei due cosi strani sopra? Ma non sembra uno scimpanzé. Adesso Dovrebbe essere uno lo scimpanzé, sono quasi sicuro. apro. Il primo volto. Guarda, mo te la sparo in H24. Emperor Palpatine Guarda qua. Attenzione di SB. che qua si scoprono dei Ma. dick della Madonna. Beh, questa per gli appassionati è una roba. Esattamente. E sarebbe uno scimpanzé quello sopra? Esattamente. Gli occhi sarebbero di una scimmia. Da quello che so io, mentre la donna, mentre il volto è una donna, una signora anziana, credo sia deceduta, tra l'altro, poverina. Pensa a te. Incredibile questa cosa, non l'avrei mai detto. Quindi sarebbe scala 1,60 più o meno.
cosa, Massimo? Non ho capito il riferimento alla scala 1,60. La Razorcast. Ah, può essere. Può essere. La signora anziana è la moglie dell'autore degli effetti speciali make-up. Pensa a te. Che roba allucinante. Guarda tutti questi incastri. Sì, Mi sto appassionando. questa qui è la parte che ti cioè Lascia quando sei un fan di Star Wars ne vuoi talmente tanto che che vai a cominci a cercare. scavare dietro. Tra l'altro c'è una cosa fighissima che ho scoperto oggi, che è uno spoilerino, niente di che, non trascendentale, di episodio 9, cioè per la prima volta nella sua storia, Quando muore Rey. Ah, ok. nella prima storia, e John Williams che fa un cameo. John Williams è l'autore che fa le Le musiche, che ha musiche. fatto Harry Potter, lo squalo, Jurassic Park, Indiana Jones, Superman, cioè le conosce, non le più belle del mondo, della storia, l'ha fatta lui, e fa un cameo. Per la prima volta lo vediamo recitare in un film, in un secondo. Il suo nome è Oas Trem, che è l'anagramma di maestro. Non ho parole. Ci sono tante cose molto fighe Pensa, dietro ma questo incredibile. film che a molti di voi non è piaciuto. È piaciuto. Ci sta, ci Va sta. bene. Una volta si vince, una volta si perde. E comunque, ero qui da Roby prima, ci siamo guardati episodio 8 e minchia, Sì, ciampino. Nicolas ha voluto vedere l'episodio 8 e confermo ciò che ho sempre sostenuto, che è Allucinante. veramente un film imbarazzante, proprio. Vabbè, ma non siamo qui adesso per fare Hai il ragione, vai disclaimer. avanti, vai Andiamo. avanti. No, perché ho detto, boh, forse ho preso un abbaglio, visto che è sempre No, stato su. credo che anche rivedendolo dopo episodio 9 continua ad Pottara, essere una yes, roba. Vabbè. fattaci ste minghie. Detto questo, passiamo invece all'argomento che mi piace tanto discutere, ovvero Lego Ideas che si è un po' fermato, nel senso che partiamo da quelli che sono attualmente ancora in ballottaggio per raggiungere i 10.000. C'è l'UCS Citi Citi Bang Bang, Train Station Studgate, che in realtà negli ultime settimane ha avuto un bel power up, quindi questa potrebbe in realtà in breve, non credo entro i primi di gennaio, che è la scadenza della review, ma sicuramente passa. Vabbè, Retro Bowling Alley, SpaceX Falcon 9 in scala Saturn per l'ennesima volta, e speriamo che sia la volta buona che Lego stringa sto cazzo di accordo con Elon, perché non se ne può più di vedere di Falcon 9 su Ideas. La strada di Mary Poppins Charity Lane, il progetto Gemini Minifig Scale, che lo avevamo visto ancora tempo fa, se ti ricordi, Roby, eravamo nello studio di Lega Nerd. La prima volta che ne parlammo nei progetti Lego Ideas che erano in fase di raccolta voti, ed era intorno ai 5.000 qualcosa, era molto giù in fondo. Adesso è passato nei primi 6, tanta roba. La casa di Coraline, questa sarebbe tanta roba, anche perché una minifigure di Coraline spaccherebbe tutti i culi, secondo me. Bricks and Blooms, modulare. Il treno Miracle Express dei Queen, tra l'altro qui che sono già in ballottaggio, Kit, Sonic, Great Fishing Boat, Camion degli Hot Dog, Lego HeroQuest. Questo secondo me potrebbe fare veramente la felicità di tanti. Mi ricordo ancora che l'articolo su Lega Nerd di questo qui fece parecchio rumore. Historical Architecture Rome, che è la versione ancora più piccola di quella di Rocco. E altri progettini. Oh, torna fuori The Iron Giant, il gigante di ferro, 20° anniversario, a 6.000 voti, quindi anche questo prossimo anno finisce nella review, sicuro. E il gatto delle nevi. Ecco, il gatto delle nevi, che è uno di quei giocattoli che quando andavi su in montagna da piccolo e lo vedevi, quelli modellini che erano una figata, salute, è ancora salute. Moro. E questo me lo ricorda davvero tanto. Madonna, che figata. Che spettacolo, Gatto delle Nevi, i trattori in generale, ma il Gatto delle Nevi ha avuto sempre un grande fascino. Avevo un gran fascino per i sottomarini e per i carrarmati. Pensa a te, Da morire. io il Gatto delle Nevi invece era proprio una roba da sbarello totale. Questo sarebbe veramente figo. E questo qui invece è HeroQuest. HeroQuest, sto giocando in questi giorni a quei giochini. Ci hanno fatto un like, qualcuno, grande amante della tessera, sei il numero uno.
famoso pesce che simile alla sogliola, che si trova Chiaramente. spessissimo qui vicino all'acqua. Chiaramente. E come dice il buon Cevoli, e bus la contentezza. E busla contenta. Lego Hero Quest, sì, esatto, Damiano. Questo qui, dicevo, No, amore, stiamo quasi, quasi in finendo. fondo, ragazzuoli. Ma E... hai aiutato a Super Mario Odyssey? Dopo, amore, finiamo Sì, hai un aiutato attimo. Ho aiutato Nathan a... Ma il castello? Sì, Mi aiuti a dopo ti cambiare aiuto. questo, quello Momento. della città Ci dai 5 minuti, Sì, veniamo giù, esatto. perché è difficilissimo, Nicolas, sorry. cos'è che non capisci del diamo per 5 minuti? Momento, momento Switch. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Grazie Giuse 3617. Dicevo, io che sto giocando ultimamente con Nathan a quel giochino, quei giochini di società di qualche anno fa della Lego, Sì. dove c'erano i bamboccini da muovere, tirare il dado, a quello tra l'altro di Star Wars me l'hanno regalato. E capisco il perché di quei giochini lì adesso. Perché se ci giochiamo me e te, dopo 8 minuti abbiamo già finito completamente, ci hanno già rotti i coglioni. Ma con i bambini è una roba che li sbarella, perché devono capire alcune regoline che ovviamente per noi sono abbastanza scontate. Poi capisco Ma mi sale il che... fuoco perché queste grandi case non hanno ancora capito che noi siamo i bambini che li abbiamo fatti diventare quello che sono e dovrebbero pensare anche noi. Ma in Esatto. realtà, Ma ci stanno secondo me lo arrivando, ci stanno stanno facendo, arrivando, ci dai. stanno arrivando. Per Dai, la Lego lo cui... sta facendo già da un po', eh. Sì, Sta facendo dei sì. settoni, che No, ragazzi. per da un po' 6-7 mesi, adesso non Beh, no, esageriamo. dai, un pochino, Vabbè. dai, dai. Per cui speriamo che questo qui di Hero Quest possa veramente uscire, anche perché qui le mod sono infinite, ma veramente infinite, l'espandibilità è completamente infinita. E io mi chiedo perché non abbiano ancora stretto accordi con la Games Workshop per fare tipo dei Warhammer 40.000 come se piovessero fatti di Troppo Lego. violenti, troppo Ma che violenti. troppo violenti! Ma quella è guerra futuristica, è come Star Troppo Wars. È violento. violenza, Sì, ma ma Star Wars non futurista. è violento. Star Wars è un brand per i ragazzini. Warhammer no, Ah, è una beh, roba scusa, è molto vero, hai violenta. ragione, non hanno fatto i set di Overwatch. Overwatch io non lo so, è così Vabbè, è violento? uno sparatutto. Ma Arrivi e è così spari. violento? Sì. Perché tipo Overwatch sì e Fortnite no. Perché non fanno i set di Fortnite la Perché Lego? non hanno ancora stretto accordi con No. l'Epic Games. Non è violento come Fortnite. No, te lo sto chiedendo perché io. No, no, sono C'è un violenti Battle uguali. Royale Pro probabilmente, anche. probabilmente Fortnite è un po' più umanizzato perché ci sono... Normalmente sono caratteri persone normali. Overwatch vedi anche robot, mostri, robe fantastiche È un po' che più un po' fantasy. più fantasy, capito? Però fatto sta che l'esercito dei Tau di Warhammer 40.000 è l'esercito, lo chiamavano l'esercito dei Gundam perché sono tutti robot e con delle armi. Vabbè, lasciamo perdere che è un altro di quei trip che mi feci qualche anno fa. Per arrivare infine invece ai progetti che sono attualmente in ballottaggio e che andranno in review ai primi di gennaio, abbiamo La Leggenda dei Bionicle, Ratatouille, figata, il Planet Express di Nicola, te lo auguro con tutto il cuore Nicola perché sarebbe una figata troppo assurda, la Rompighiaccio Huascar, Seinfeld, il 30° anniversario, ste cazzo di serie TV vecchie hanno sfinito i coglioni, la Stalla di Zelda, la Casa di Mamma Perso l'Aereo, il Clockwork Aquarium, che mi chiedo davvero come abbia potuto raggiungere 10.000 voti, la macchina da scrivere, molto figa invece, Toronto Rocket, Subway, la Metropolitana, il Winter Chalet, anche qui Sandro Damiano ti auguro davvero con tutto il cuore perché l'ho visto dal vivo a Firenze ed è veramente, Il veramente il Winter Chalet di Sandro Damiano, che adesso te lo fa vedere, la casetta, lo scena invernale. Con casa Sì, una roba vabbè, 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 dai. no, Sì, questa è dai, vabbè, su. Ecco. no, no, questa è anche questo video è tanta roba. Diciamo che i set natalizi dovrebbero cominciare a Ecco, fare i modulari sì, natalizi, allora cambierebbe un po' invece di ste esatto. casse di casette delle Aspetta, bambole. qualcuno per caso ha detto l'ultima casetta di Norton, quella tutta innevata? Norton sul tetto del mondo. Innevato, tra l'altro. Pensate, ti dico questa cosa qui, non gliel'ho scritta lui dopo, vabbè, una valanga di complimenti che gli ho fatto, ma non scherzo, per me il Natale è veramente molto importante, è iniziato quando ho visto la sua casetta, cioè mi ha svoltato Certo. e mi ha fatto risentire quella roba di Natale che quest'anno avevo la testa da un'altra parte, pam, ho visto sta meraviglia, boh, Natale. No, vabbè, lascia perdere. Tra l'altro vorrei capire,
sti cazzo di foglie bianche si trovano? Ma dove? Non l'ho mai visto. Sicuramente da qualche parte, Bricklink direi. No, ma non l'ho mai visto in nessun set. No, neanch'io in questo, in realtà, a parte che a me le foglie non piacciono più di tanto, quindi non tendo anche a non vederle proprio. Certo. Però sì. Sì, dai, questo è la scelta. No, vabbè, dai, di cosa stiamo parlando? Ha reso l'idea che in altre mock invernali non mi è mai capitata, almeno non l'ho mai vista. Questa è costruita, vero? No, è virtuale. No, è costruita, sì. Costruita. No, Andrea, tutto costruito. Mi dà l'idea, che non ho visto in altre, dicevo, dello spessore della neve sul tetto. Bravo, cioè, non è il plate e tile fine. Cioè, è bello massiccio, la neve ci deve essere, cazzo. Sì, sì. Ci devo entrare dentro e... Ma poi il gusto di fare la casetta rossa che spicca col bianco, guarda il blocco di neve che cola. Sì, no, vabbè, la perfezione, dai, la perfezione. Norton, come al solito, si è superato. E quindi, no, dicevamo, casetta comunque di Sandro, tanta roba anche quella, vista dal vivo, veramente figa. E questo qui è l'acquarium che io ti giuro non riesco a capire, santo di Dio, come hanno fatto in 10.000 a votarlo. Ti prego, dimmi come hanno fatto. Beh, che hanno votato anche lo Steamboat di Disney. Si muove però, vero? Quando lo giri si muovono i pesci. Sì, si muoverà, ma dai, no, cioè non le concepisco queste cose. E poi sempre il set dei Queen I Want to Break Free, che anche questo non l'ho capita, ma va bene. Per cui sono 3, 6, 3, 9, 3, 12 progetti. E vediamo un po' come andranno. In teoria, i primi di gennaio si chiude la review. E di norma, un mesetto dopo circa, annunciano quelli della review precedente. E voi direte, chi c'è in review precedente? Ci sono questi. La casa dei sette nani, la Haunted Mansion, la casa di Winnie the Pooh, The Office, Pursuit of Fly, History Museum, il fabbro medievale, Anatomini, che era quello della review ancora precedente. Attenzione, tenete un occhio su Anatomini, perché era delle review precedente ancora. Che a Skerbeck hanno detto che sarebbe stato riverificato nella seconda review, quindi questa, perché volevano capire bene se si poteva fare o no. Lucy S Space Shuttle, tantissima roba, Thunderbirds di Andrew Clark e gli spacecraft della NASA. Perché dico tenete un occhio su Anatomini? Perché come è successo la volta scorsa a settembre, cioè col piano, che era della review precedente, che lo avevano portato nella review dopo per vedere se la fattibilità eccetera eccetera, e quindi ovviamente lo hanno annunciato. Ah, ecco, deve uscire il piano. Deve uscire il piano. Ecco, ah no, scusami, è vero, l'altro giorno c'era Sesame Street, il piano e quello dei pirati, la baia dei pirati. Cazzo, mi hai aperto una cosa che mi ero completamente... Anche Sesame Street è passato, sì. Anche Sesame Street, sono passati in tre. Ah, ok. Sesame Street e la baia dei pirati erano di quella review. Il piano era della review precedente che lo avevano slittato. Ovviamente la mia logica qual è? Se fai slittare un progetto perché vuoi verificare a tutti i costi la sua fattibilità, è perché lo vuoi fare, cioè c'è poco da dire. Poi è anche vero che in un paio di casi, uno o due, li hanno slittati addirittura per tre review e poi non si è fatto niente. Però si parla di 2015, mi sembra, addirittura. Secondo me adesso... Futurama? Non è review. Ha passato 10.000. Ma quello di Nicola? Sì. Entra in review in primo di gennaio. E quindi... Madonna, c'è tifo. E quindi cosa succede? Quello è passato 10.000, no? Quello è passato già di 10.000. Dai, cazzo, una bomba quello. Allora, primi di gennaio si chiude, i primi di maggio e i primi di giugno annunciano quelli di quella review lì. Quindi i primi di giugno sapremo se Nicola o Sandro, perché comunque faccio il tifo anche per Sandro, ma Nicola di Nicola, lo Planet Express è proprio tanta roba. Nella mia collezione ci te lo dico. Sì, ma anche 3-4. Matto in cinema. Assolutamente. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo, ragazzuoli. Vediamo un po' le domande, se c'è qualcosa che ci siamo persi. Ma dei 6 nuovi set di Overwatch ancora nulla. Hendrix, Andreax. Robby, hai la felpa di Nicola. Nicola Stocchi, NS. Ah! Sì, è Net Sears, ma va bene, mi piace che possa essere anche... Ti prego, no, piuttosto D&D, Simo...
si facessero Lego ispirati di D&D alle campagne, sarebbe molto interessante. Io non sono un giocatore Lego. Di D&D, ma sarebbe molto figo. Damiano, c'è Lego. Sai qual è il primo ricordo che ho di D&D? Facevo, secondo me, le elementari. E il mio compagno di classe, o l'elementare o le prime medie, aveva l'Intellivision. E nell'Intellivision c'era il gioco, c'era la cartuccia di D&D, che era veramente, cioè, neanche 16 bit, 2 bit, credo. Sì, fosse. Sì, è un 8 bit. Cioè, 8 bit, bit, eh? 8 bit, credo. Non è meno? No, l'Intellivision era 8 bit. Ce l'hai ancora del tempo? Sì, sì, ce l'ho a casa dei miei, ancora perfettamente funzionante. Funzionante? Cioè, se lo vendessi te lo prenderei. Ma sto cazzo! Lo regalerei al mio fratello. Sai quanto c'ho, quanto mi sono bruciato le dita? Io ho una foto di quei tempi lì con i soldi. La prima cosa era 16 bit. Addirittura 16 bit. Con i soldi che scrivevano in television. Perché mio fratello l'aveva guadagnati per prenderselo, non ce l'ha mai preso. Sai che esce in television Amigo adesso? La versione nuova? Nuova. Avevo letto qualcosa, sì. Con un touch, una roba un po' più evoluta, ma i giochi vecchi riproposti. C'era, ho visto un ma ci sono anche la mini console, ho visto. Sì, però la mini console ti fanno la roba dell'epoca, sì, che è come quella del Commodore 64, che è solo perché l'ho pagato 6,99 euro, ma... Però è uscito il grande, visto? Sì, una cagata totale. E, cioè, i giochi all'epoca erano belli. Se vuoi vendere anche quello, così almeno ci tieni le mie consoline. Sai che quel giorno lì, certo. Ce l'ho ancora qui, ce l'ho ancora qui. E, no, invece la nuova Intellivision Amigo hanno rifatto i giochi in stile nuovo. Ho visto 2 secondi di Astro Smash, che per me era il gioco totale globale dell'Intellivision. Cioè, sono rimasto a bocca aperta. Proprio bello. Va bene, direi che è Natale, ragazzi. Buon Natale a tutti, buona vigilia. Grazie, After Regis. Allora, leggevo gli ultimi messaggi. Ovvero, cioè, sono la stessa cosa a livello di violenza. Finirei di vivere la casa Adam se hanno chiuso i diritti con il film in uscita. Allora, qui grazie anche Garstu. Damiano faceva riferimento al fatto che Lego e Game Workshop per lui sono una coppiata che non funziona bene. Finirei di vivere. Capisco, però per me l'impero dei Tau è, continua a essere nel mio cuore. Simo, lo Shatter era il leak che ti dicevo. Allora, questo è interessante, Luca. Luca, ci siamo sentiti ieri, mi fa, guarda, c'è un qualcosa che dovrebbe uscire a gennaio di 3000 passapezzi, leak, non mi ricordo, mi ricordo, e adesso mi scrive Simo, lo Shuttle, quindi l'UCS Atlantis, dovrebbe essere il leak che mi diceva. Cioè, se fanno l'UCS, l'Atlantis, Space Shuttle, 3000 pezzi, è finito. A gennaio, tra 2 settimane. Game over. No, vabbè, a gennaio lo lanciano? Lo dovrebbero annunciare. Cioè, se è quello, è fine. Ci starebbe da Dio. No, ci starebbe da Dio. Ma io me ne compro 12, cioè voglio la flotta di Space Shuttle. Ma bene. Stiamo scherzando. Va bene, Robby, alla feppa di Nicola, UCS Shuttle, buonasera, auguri, adoro 40k. Ah, adori 40k. Ah, alla fine. Ah, ok. Scusa, Damiano, non avevo capito. Infatti, mi sembrava strano. Nella mia fine, nel senso che mi tocca spendermi tutti i soldi possibili. Sì, no, beh, quello è chiaro. Ciao, Nathan. Abbiamo finito, adesso arriviamo. Allora, ragazzuoli, ci sono i ragazzi che ci reclamano. Ovviamente, fra un po', fra qualche ora è Natale, quindi sono. Sì, vieni subito giù. Avete sentito, non c'è bisogno di dire altro. Bissi viene subito giù. Ragazzuoli, il figlio che lo chiama Bissi è il top. No, il figlio, tuo figlio che mi chiama Bissi. No, era Nata che si è Bissi. No, questo era tuo, era Nicola. Bissi, vieni giù. Vabbè, ragazzuoli, quindi auguri di Buon Natale. Buon Natale, buon anno. Ci rivediamo nel 2020. Direi che ci rivediamo nel 2020. Vi potrei anche buttare lì che, visto che martedì prossimo è il 31, non mi sembra il caso. Fine anno, perché io non ci sono, tu non ci sei, il 7 gennaio vediamo, io dovrei esserci comunque, sì. Perfetto, quindi se tutto va bene ci rivediamo il giorno dopo la Befana, quindi il 7 di gennaio, a meno 2 giorni dal mio compleanno, tra l'altro. Quindi, ragazzuoli, di nuovo auguroni di nuovo a tutti quanti, alle vostre famiglie, e mangiate panettone e comprate tanti Lego. Non il Pandoro, il panettone. Ciao! Pandoro, santo di Dio, no, panettone fa cagare. Team Pandoro. Pandoro!